Giona era figlio di Verità. Un giorno Dio gli disse: «Giona, vai a Ninive, perché la loro cattiveria è arrivata fino a me». Giona decise di non ascoltare Dio e di scappare. Giona si incammina per andare lontano da Dio, arriva nel porto di Giaffa e decide di prendere una nave che lo porti lontano. Giona paga subito la spesa per il viaggio. La nave parte e all'improvviso arriva una tempesta. La nave oscilla per via delle onde. Tutti i marinai si mettono a pregare nella speranza che il loro Dio li aiuti. L'unico che non prega è Giona, che dorme. I marinai, spaventati dalla tempesta, iniziano a buttare cose pesanti in mare per alleggerire la nave. I marinai decidono di tirare la sorte per individuare il colpevole. La sorte decise che il colpevole era Giona. I marinai fanno delle domande a Giona per sapere chi è, da dove viene e perché non prega il suo Dio. Giona risponde: «Mi chiamo Giona e sono ebreo. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Sono io il colpevole per la tempesta. Buttatemi in mare». I marinai tentano ogni soluzione per salvarsi dalla tempesta. Provano a remare verso la riva, ma non ci riescono. Non vorrebbero buttare Giona in mare, ma sono costretti. Giona sta affogando quando Dio ordina ad un enorme pesce di inghiottirlo. Nella pancia del pesce Giona resta 3 giorni e 3 notti a pregare. Dio dice al pesce di sputare Giona. Il pesce obbedisce e Giona si ritrova su una spiaggia. Dio dice di nuovo: «Vai a Ninive perché gli abitanti sono malvagi». Giona pensa a quello che Dio gli ha detto e va a Ninive. Predica a tutti che tra 40 giorni Ninive sarà distrutta. Gli abitanti di Ninive si pentono di essere cattivi. Il re decide di fare un digiuno. I niniviti si vestono di sacco, digiunano e la stessa cosa fanno anche gli animali. Fine né Dio non distrugge più Ninive, perché gli abitanti della città sono veramente cambiati e non sono più malvagi come prima.